La ciliegina e la torta, dove quest'ultima è rappresentata da uno dei luoghi più affascinanti per trascorrere le vacanze, Villa Simius. In realtà è un circuito promozionale, è un circuito, il circuito Kinder Joy of Moving come missione ha quella di far conoscere ed apprezzare le bellezze che abbiamo nella nostra Italia. Villa Simius da questo punto di vista non ha, direi che si colloca sicuramente ai vertici, se ci fosse una classifica, ma non c'è, non la vogliamo fare, però siamo lassù. Siamo al top, direbbero le generazioni nuove, quelle stesse che hanno partecipato oltre 250 bambini e bambine, ragazzi e ragazze, a un torneo dalle mille sfumature, sportive certo, ma anche di promozione del territorio e dei luoghi e del mare, il nostro, e della sensibilità ambientale. Ragazzi, oltre alle bellezze, di fargli anche apprezzare e cercare di mantenere l'ambiente sul quale noi usiamo il vento e usiamo l'acqua per il nostro sport. Quale cosa migliore, quale spot migliore se non i nostri ragazzi per la salvaguardia dell'ambiente? Quindi siamo veramente soddisfatti. Tutto chiaro e cristallino come il nostro blu è l'industria del mare. C'è lo sport e c'è la vela. Oggi c'è Villa Simius e l'apertura della stagione, intesa non solo come calendario di regate, ma anche di turismo. Abbiamo inaugurato l'estate con questo evento importantissimo e ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie. C'è il Sardinia Challenger, il trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, Coppa Touring. Un'occasione importante per tutte queste ragioni e pure altre, come la fenomenologia dello sport, degli eventi applicati al marketing di una regione o di un comune, perché ormai nel corso di questi ultimi anni, soprattutto al sud, l'elemento vela e regate e sfide sul mare e nel mare sta diventando centrale in un ragionamento di valorizzazione, di far conoscere lo stesso luogo e centro e città dove si tiene il tutto. E ancora c'è quell'aspetto ambientale e sostenibile di cultura e di rispetto e salvaguardia, perché Nell'ambito della manifestazione sono già stati fatti degli incontri di promozione del rispetto ambientale, abbiamo già parlato delle plastiche, delle problematiche che attanagliano il nostro mare e credo che la sensibilità dei bambini sia la chiave di volta per entrare dentro le famiglie e far capire a tutti che il rispetto del mare è segreto per un successo e per un futuro del nostro territorio. insomma, Sardegna al centro del villaggio e della vela. Generazioni nuove e la barca è quel motto da applicare a tutti gli sport. Divertirsi in movimento. Divertirsi in movimento per dei ragazzini di quell'età facendo sport è assolutamente fondamentale. Divertirsi facendo sport, facendo vela. La vela in più ha la caratteristica di far crescere i bambini rendendoli nella fase della crescita, appunto, estremamente autonomi in quello che può essere la gestione dell'imbarcazione, le decisioni da adottare quando si regata, le decisioni da adottare quando si è in mare con qualsiasi tipo di condizione meteomarina. Quindi un elemento di crescita estremamente valido. Facendo sport e facendo vela e facendo sport. Non male come chiusura, no? Il settore dell'artigianato sardo, con tutto il suo ventaglio di realtà di piccole e medie imprese, si è confrontato ieri ed oggi a Sardara, dove si è svolta l'assemblea regionale alla presenza del presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. Al centro del confronto il dossier realizzato dall'associazione di categoria Tendenze 2024 e Prospettive 2025 per la Sardegna, elaborato dall'ufficio studi che ha analizzato i dati tra il 2018 e il 2024, confrontando le risultanze di Istat, Movimprese, Ministeri e ANPAL. I numeri raccontano di quasi 170.000 piccole e medie imprese sarde, di cui oltre 34.000 artigiane, con quasi 90.000 addetti che operano nelle costruzioni, autotrasporto e autoriparazione, servizi alla persona digitali, alimentazione, ristorazione, moda, pulizie e tutela del paesaggio, una realtà economica che rappresenta il 20% della forza produttrice dell'isola e il 13% del valore aggiunto regionale, equivalente a quasi 4 miliardi di euro. Io dico che noi abbiamo a disposizione un'arma che ci renderà invincibili. Io la definisco così, il valore artigiano. La chiamo arma di conquista di massa,
perché è grazie a questa unicità che noi abbiamo, questa personalizzazione, questa cura maniacale del particolare, unita alla competenza che da tanto tempo abbiamo all'interno delle nostre aziende, ecco, questo deve indurre a un ottimismo, che un ottimismo nasce dal fatto che con la tenacia, l'orgoglio, il coraggio che abbiamo, potrà portare dei risultati per scrivere una pagina positiva e bella, non solamente di Confartigianato, del nostro mondo imprenditoriale, ma credo anche di tutto il nostro paese, di tutta la nostra amata Italia. Oggi per noi la grande sfida è di avere sempre questa connessione, di continuare continuamente a migliorarci, sotto l'aspetto anche di fronteggiare quelli che sono i grandi cambiamenti legati per esempio all'intelligenza artificiale. Oggi è quello che fa un po' paura per certi versi qualcuno, qualcun altro ne parla in modi entusiastici. Noi abbiamo un atteggiamento consapevole, responsabile, individuiamo questa intelligenza artificiale come un mezzo, non con il fine, per cui a servizio dell'intelligenza artigiana per replicare le cose, ma la parte creativa è tutta nostra, la inventiamo noi, la facciamo noi. Quello che ora chiedono gli artigiani è il riconoscimento della loro forza. Lo hanno fatto sottoscrivendo un manifesto che comprende 7 punti chiave: trasporti e infrastrutture, credito, incentivi, energia, innovazione, tecnologia e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa. Un riconoscimento in sostanza del lavoro fatto in questi anni dai piccoli e medi imprenditori che hanno saputo cogliere le opportunità dell'innovazione, confermando per il terzo anno consecutivo la tendenza alla crescita e al cambiamento. Tuttavia, le imprese artigiane, ha spiegato Giacomo Meloni, neo presidente di Confartigianato Sardegna, hanno bisogno di meno burocrazia, certezze e un rinnovo della legge sull'artigianato sardo. Ai giovani dico di non scegliere un lavoro in ufficio sedentario, ma dico di venire nel nostro mondo a scoprirci, a vedere quelle che sono le opportunità che possiamo mettere in campo, perché sicuramente potranno immaginare di avere una vita di gratificazioni dal punto di vista lavorativo, e credo anche che oggi si possa immaginare come Confartigianato che possa essere sempre un'associazione al passo con i tempi, moderna, ricettiva di tutti i cambiamenti, con però un impegno da parte di tutti gli associati, come sta avvenendo qua in Sardegna, perché un insieme di persone, un'aggregazione oggi può fare la differenza e può portare a casa risultati migliori per intraprendere e portare avanti le proprie attività. In mostra al Palazzo di Città il progetto fotografico del grande fotoreporter Robert Capa, denominato Le fotografie 1932-1954. L'esposizione raccoglie 110 scatti di quello che è considerato il padre del fotogiornalismo moderno. È visitabile dal 31 maggio al 6 ottobre. L'evento cade in concomitanza dell'anniversario degli 80 anni dello sbarco alleato nelle spiagge della Normandia, avvenuto il 6 giugno del 1944. Evento storico immortalato dagli scatti di Capa. La mostra organizzata dall'amministrazione comunale di Cagliari, dall'assessorato alla cultura e spettacolo e il contributo della Fondazione di Sardegna è curata da Marco Minuz. C'è una frase estremamente significativa che può descrivere al meglio il lavoro, la carriera e anche i sogni della produzione di Robert Capa, di questo fotografo ungherese, uno dei più grandi fotoreporter del secolo scorso, che è la seguente: ama la gente, faglielo capire. Probabilmente questo è il filo conduttore che ci permette di esplorare questo percorso di oltre 110 fotografie che permetteranno a tutti i visitatori di capire le fasi principali, i fotoreportage più importanti del suo lavoro e metterli in una linea temporale, capire appunto l'evoluzione e quel tratto caratteristico che si vede in tutte queste fasi del suo lavoro, che è quello legato all'attenzione verso l'uomo e il ruolo appunto dell'essere umano all'interno di un
molte delle tragedie principali che hanno caratterizzato purtroppo il secolo scorso. Guadagnata la fama sul campo, Capa pubblicò nelle più importanti riviste internazionali, fra le quali Life e Pitcher's Post, con quello stile di fotografare potente e toccante allo stesso tempo. Se fosse stato ancora in vita, cosa secondo lei avrebbe fotografato oggi? Quest'oggi sarebbe stato molto anziano, quindi probabilmente avrebbe avuto delle difficoltà di movimento. Forse avrebbe, così, giocando con la fantasia, si sarebbe dedicato a fotografare quei piccoli ricordi legati a singoli aspetti della sua vita e a singoli reportage. Probabilmente avrebbe fotografato la sua scrivania. Quella ospitata a Palazzo di Città, nel cuore del centro storico di Cagliari, è dunque una mostra tutta da scoprire, nel segno di quello che per Capa era un mantra: ama la gente e faglielo capire. Cagliari città anche per gli animali e chi ne difende i diritti. E sì, perché il capoluogo sardo è stato scelto insieme ad altre 150 città del mondo per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali. Un gruppo di attivisti domenica 2 giugno scorso ha voluto celebrare la ricorrenza con una toccante cerimonia. Gli attivisti hanno portato con sé la fotografia di tante specie animali per ricordarne le sofferenze operate loro per mano dell'uomo. The National Animal Rights Day è stato istituito dall'organizzazione no profit Our Planet, Theirs to NARD, proprio con lo scopo di mostrare al pubblico in prima persona i risultati del trattamento brutale degli animali da parte della nostra società e di commemorare i miliardi di animali che vengono uccisi ogni anno nel mondo per il cibo, la loro pelliccia, le pelli, i test di laboratorio e l'intrattenimento. Eventi simili si sono tenuti in altre 150 città del mondo, oltre a Cagliari, in Italia, anche Perugia, Roma, Firenze, Torino, Genova, Bologna, Pescara, Ferrara e Venezia. La manifestazione ha previsto anche la raccolta firme per una dichiarazione universale dei diritti degli animali. Con gli eventi NARD in tutto il mondo, infatti. Allora, oggi il 2 giugno in tutta Italia, ma anche nelle altre parti del mondo, si sta tenendo la giornata dei diritti degli animali. È una cerimonia molto importante perché oggi proprio andiamo a commemorare tutti gli animali che sono stati uccisi e che vengono uccisi in ogni momento da parte dell'uomo. È una cerimonia, ripeto, importante perché serve a dare, a sensibilizzare, creare empatia nei confronti degli animali, perché gli animali hanno gli stessi nostri diritti e vanno protetti e tutelati. Sorpreso il pubblico presente in piazza Garibaldi per una manifestazione pacifica che ha avuto certo il merito di ricordare i diritti anche di chi non ha voce e di aprire la città capoluogo a movimenti e istanze che non si risolvono per una volta in urla e slogan e nemmeno in blocchi del traffico. Gli organizzatori tengono a dire infatti che il silenzio a volte vale più di mille parole.